Siamo nella facoltà di giurisprudenza, negli studi di Radio Frequenza, con i nostri amici Stefani e Lorenzo, qui per parlare di questo talent universitario, un talent canoro alla seconda edizione, Uniti Unite. Lorenzo, come sta andando? Molto bene, questa sera è l'ultima serata di selezioni, quindi sapremo chi accederà alla fase radio. Ci sono 12 posti in complessivo e c'è una buona risposta del pubblico e il livello, ce lo dicono anche gli altri, è abbastanza alto, c'è competitività insomma fra i concorrenti. I ragazzi come si approcciano a questo talent? Diciamo, l'emozione che provano, cosa si può notare? Raccontaci qualcosa proprio nel vivo della situazione. Diciamo che la cosa bella di essere presentatori è che puoi vedere appunto le emozioni che provano questi ragazzi dietro il palco, quindi vedi le scene dei ragazzi che vanno indietro e tornano, chi suda le mani, chi ci fa i consigli o chi ci chiede come devo fare, come canto, ma mi vedevo bene. Quindi c'è molta emozione, c'è gente che ci crede davvero in questo talent, è una cosa che ci fa tantissimo piacere. Stavo dicendo che è una seconda edizione e i partecipanti che età hanno? È aperto come lo scorso anno a tutti coloro che hanno dai 18 ai 40 anni, per cui sono lavoratori, studenti, disoccupati, ahimè, insomma, è eterogeneo, ecco, un pubblico eterogeneo e concorrenti altrettanto eterogenei. Adesso siamo nella fase della selezione, questa è la terza, questa sera, la terza serata di selezione per poi approdare in radio. Esatto, la fase radio dove appunto saranno 12 concorrenti che si affronteranno per aggiudicarsi uno dei 4 posti per la serata finale e il premio ambito che Stefani adesso ci dirà. Esatto, raccontaci. Vabbè, innanzitutto l'incisione di un singolo e poi abbiamo la formazione del campo musicale, inoltre che l'esperienza ovviamente fatta con il talent. L'anno scorso chi ha vinto e come è evoluta poi la situazione? L'anno scorso, ricordiamo, ha vinto Sara Fulvi, che ha fatto l'incisione del suo singolo che si chiama Solo un minuto. E, niente, è stata un'evoluzione al campo che lei ha continuato comunque i suoi studi musicali. Ricordiamo che questa ragazza non aveva mai studiato, quindi si è trovata bene effettivamente in questo campo e non si è fermata così come gli altri concorrenti, chi non ha nemmeno passato la fase radio, cioè sono persone che hanno comprovato con il talent che la sua passione era qualcosa di vero. Cosa possiamo dire ancora? Si svolgerà questa sera appunto la selezione ad Arts Factor, giusto? Arts Factor, esattamente, ingresso totalmente gratuito, è sotto il Lido, è semplicissimo, ultimo livello sottoterra, e mi raggancio a quello che diceva Stefani, il fatto che Sara non si sia fermata e sia andata avanti, in effetti è quello che hanno fatto anche alcuni ex concorrenti, per esempio c'è Federica che adesso sarà giudice della fase radio, era una delle finaliste, c'è Andrea, anche uno dei 4 finalisti, che curerà il campus. Che cos'è il campus? È un momento di formazione parallelo alla fase radio, in cui oltre alle puntate, alla sfida, i concorrenti si confrontano con delle personalità del mondo della musica per toccare certi aspetti come la produzione musicale, un laboratorio di scrittura di testi, di canzoni, eccetera. Questa sera alle 20:30, quindi ad Arts Factory, e cosa ci aspetterà per questa serata? Questa essendo l'ultima serata di selezione, perché poi andiamo alla fase radiovisiva, come la chiameremo stavolta, e abbiamo tante sorprese, poiché sono stati chiamati i vecchi concorrenti, quindi abbiamo una sorta di sfida tra i vecchi concorrenti e quelli nuovi. Perciò vi aspettiamo stasera di nuovo 20:30 presso l'Arts Factory, che sarà una bellissima serata, diversa ma proprio bella. Cosa vuoi aggiungere? Che il tutto andrà in onda, per chi non può venire, il venerdì alle 18 su Radio Frequenza, www.rfrequenza.it, oppure in radio sui 102 a Taranto in provincia. E Ascoli, Stefani, vediamo se hai studiato. 101.3. Non mancate.